Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua in compagnia della mia amatissima macchina da cucire perché, come avrete già capito dal titolo e dall'immagine di copertina di questo video, oggi realizzeremo insieme questa borsa di tela facilissima e bellissima, adatta per fare la spesa, quindi per evitare di comprare borse di plastica eccetera eccetera, ma adatta anche per qualsiasi acquisto, anche per una gita al parco, insomma adatta veramente per mille utilizzi. È un progetto facilissimo, infatti come vedrete dal video io non ho neanche preso le misure, sono andata a occhio perché è un progetto davvero facile, alla portata di tutti. Però era un progetto che ci tenevo tantissimo a condividere con voi. Perché? Perché è uno di quei progetti secondo me utilissimi per quando abbiamo del tessuto e non sappiamo che cosa farne, magari ci è avanzato da un altro progetto, oppure abbiamo qualche vestito, qualche maglietta che non ci piace, che non utilizziamo più ma ci dispiace buttare, non sappiamo a chi darlo e vogliamo dare una nuova vita. Ecco, secondo me questa borsa è l'ideale, anche perché io l'ho fatta di questa dimensione, ma si può tranquillamente fare più grande, più piccola, lì dipende da voi, dalle vostre esigenze, soprattutto da quanto tessuto avete. E poi, prima di lasciarvi al video, volevo fare anche una piccola precisazione. Io ho utilizzato la macchina da cucire per realizzarla, ma se voi non ce l'avete non vi preoccupate, perché potete realizzarla tranquillamente con la colla per tessuti. Io in uno scorso video vi ho già fatto vedere come la utilizzo, in particolare avevo realizzato un copridivano. A me piace tantissimo la colla per tessuti perché è molto facile da usare, non lascia neanche il segno delle cuciture perché appunto non ci sono, e quindi è un metodo che a me piace tantissimo. Infatti, siccome io ho ancora molto tessuto, stavo pensando quasi quasi di realizzarne anche una con la colla per tessuti senza cuciture, perché secondo me il risultato appunto è molto molto bello, almeno a me piace. E quindi veramente un progetto facilissimo, adatto a tutti quanti. Direi che vi ho detto tutto e quindi vi lascio al video in cui vi mostro come l'ho realizzata e mi auguro che vi piaccia. Eccoci qua. Quindi, come state vedendo, la prima cosa che ho fatto è stata andare a ritagliare il tessuto. Io sono andata a occhio, ma se voi preferite potete tranquillamente usare un righello, una squadra, insomma aiutatevi con quello che volete. E io non ho preso delle vere e proprie dimensioni perché avevo già in mente più o meno la grandezza della borsa che desideravo ottenere, ma anche qui veramente potete sbizzarrirvi, fare borse più grandi, più piccole, insomma dipende da voi e dal tessuto che avete a disposizione. Quindi cosa dobbiamo andare a ritagliare? Allora, dobbiamo ritagliare un grosso rettangolo che sarà proprio il corpo della borsa e poi due rettangoli più allungati che saranno i manici e basta, non dobbiamo ritagliare nient'altro. A questo punto procedo a stirare il tessuto, lo stiro perché così mi evito di dover fermare tutto quanto il tessuto con gli spilli poi per la macchina da cucire. Ho iniziato dai manici e cosa faccio? Vado a ripiegare i due bordi per creare un pochino di orlo così su se stessi e poi ripiego tutto il tessuto in modo che gli orli tocchino tra di loro e poi noi andremo a cucire proprio la parte laterale per fermare il tutto. E se voi non volete usare la macchina da cucire vi basterà, come vi ho già detto, usare la colla per tessuti e andare ad applicarla tra i due orli e viene perfetto. Vedete, stirando mantiene benissimo la forma e poi andare a cucire sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.
Dopo aver fatto questa operazione per entrambi i manici, passo al corpo della borsa, la parte centrale. Prima ho dato proprio una stirata veloce a tutto quanto il tessuto e poi anche qui ho fatto gli orli. Ho iniziato facendo una piccola piega e poi ho di nuovo piegato una volta su se stessa in modo da nascondere la parte iniziale, da fare un bell'orlo, e così vi posso dire che è venuto benissimo e quindi faccio lo stesso lavoro anche dall'altra parte. A questo punto inizio a cucire, ho iniziato proprio dai manici e basta una semplicissima cucitura, bisogna farla appunto dove ci sono gli orli e in questo modo il manico risulta perfetto ed è già pronto. Allo stesso modo sono andata a cucire le due estremità della nostra borsa. Dopo aver cucito tutto quanto, sono andata a regolarmi così a occhio la distanza per andare a inserire i manici. Anche qui, se volete utilizzare un metro, potete tranquillamente farlo, ma secondo me a occhio viene comunque molto bene. E poi sono andata a cucire i manici, io li ho cuciti all'interno della borsa e ho fatto un piccolo rettangolo. Volendo si può fare anche la croce centrale, però non mi sono voluta complicare la vita, ecco, vi dico la verità, e quindi vado a cucire tutti e quanti i manici all'interno in questo modo, andando a creare un piccolo rettangolo. Dopo aver cucito anche i manici della nostra borsa, la metto al contrario perché queste cuciture vanno all'interno e vado a cucire le parti laterali della borsa per andare a finire il prodotto. Mi raccomando, questa cucitura va fatta al contrario. Dopo aver cucito, mi sono tenuta un pochino più larga per essere più precisa, vado a ritagliare con le forbici l'eccesso di tessuto. E a questo punto basta girare la nostra borsa e il lavoro è finito. Lei è bella che pronta e come avete visto un progetto facilissimo ma davvero molto molto bello. E vi dico solo che Luca pensava l'avessi comprata quando l'ha vista, non pensava l'avessi fatta io in casa, quindi posso ritenermi più che soddisfatta di questo lavoro. Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi farete questo progetto. E io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi auguro che vi sia stato utile, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video.